successo venerdì scorso al Teatro Shalom di Empoli, sia per lo spettacolo Sogno Greco Sold Out, sia per il fine per cui CNA lo ha messo in scena, la raccolta fondi contro la violenza alle donne che ha fruttato 3.000 euro per i centri antiviolenza Lilith di Empoli e Artemisia di Firenze. La campagna Farsi Bella non è una colpa, ideata e realizzata un anno fa da CNA, ha raccolto complessivamente, in 12 mesi di attività, ben 13.000 euro. Un atto doveroso per CNA che da sempre cura, con l'interesse delle imprese, il benessere economico e quello sociale dei territori in cui opera. Un impegno globale che ha visto coinvolti con i dirigenti e i dipendenti di CNA anche le imprese socie che hanno realizzato gratuitamente scenografie, costumi, trucco e parrucco. Siamo qui a teatro, allo Shalom, in attesa che inizi lo spettacolo teatrale Sogno Greco, che è organizzato per la raccolta di fondi per l'associazione Lilith e Artemisia contro la violenza sulle donne. Per noi è un argomento molto importante, sia come imprenditrice che come donne. E ci attiviamo e ci stiamo attivando già da un anno per il progetto Farsi Bella non è una colpa, in cui oltre agli spettacoli teatrali facciamo degli incontri con i ragazzi e anche nelle scuole e anche facciamo delle raccolte fondi. Diamo una mano, insomma, per questa causa e secondo noi è fondamentale. È un territorio dove tantissime donne lavorano, dove tantissime donne sono impegnate anche nella nostra associazione. È un territorio che ha sempre dato tanto a livello di solidarietà e quindi credo che sia importante dare una risposta. E poi la sta dando, abbiamo il pieno, insomma, qui allo Shalom. Lo spettacolo, così coinvolgente che al termine la platea si è alzata in piedi ballando sulle note degli ABBA, è stato portato in scena dalla compagnia Outcast, con la regia di Katiuscia Ardinghi e Susan Sani, anche interpreti. Zingoni Paola, Paola sali! Riconoscimenti per tutti coloro, artigiani e professionisti, che hanno partecipato gratuitamente per la buona riuscita dello spettacolo. In dono le ceramiche dei maestri di Montelupo. Si tratta di Patrizio Arrighi, Fabio Magheri, Paolo Conti, Paola Zingoni, Anna D'Angelo, Rosetta Grassi, Daniela Santoni, Grazia Gallo, Lucia Paradiso e Maria Lombardi, Federica Tanzini, Andrea e Serena Panchetti. That's what you don't do. Nothing more to say. No more haste to blame. Successo al Teatro di Empoli per il nostro spettacolo di Scarpette Rosse, Daniela promotrice fin dall'inizio, siamo orgogliosi di questa serata. Siamo molto contenti, noi appunto come unione, siamo partiti noi come unione di aver abbracciato questa iniziativa e che sicuramente più va avanti
più trova successo, veramente. Noi vogliamo esportarla in tutta la Toscana e oltre. A questo punto speriamo che CNA Donna Nazionale se ne appropri, tra virgolette, e faccia vedere quei nostri risultati un po' ovunque, perché il messaggio è importante, no? Non solo festeggiamo le donne due volte l'anno, come abbiamo detto prima, ma tutto l'anno, c'è tanto bisogno.